Dalla festa promozione del 18 giugno a quella della presentazione della squadra pochi giorni fa si chiude idealmente un'estate passata nelle aule di tribunale. Hanno provato a togliere la Serie B a Lecco, non ci sono riusciti. Ora tocca ai brucelesti difenderla sul campo, unico giudice in questo meraviglioso sport. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di questa stagione di Unica Calcio Lecco. Siamo in diretta sul canale 75 del digitale terrestre e anche sulla pagina Facebook di Unica. Seguiremo ogni lunedì dalle 20 alle 21 live la straordinaria avventura della Calcio Lecco nella serie cadetta a 50 anni dall'ultima volta. Scriveteci nei commenti nella nostra diretta Facebook, manderemo in onda le vostre domande e considerazioni. Chiedo subito a voi che ci seguite da casa, in che posizione di classifica arriverà il Lecco secondo voi a fine stagione? Scriveteci nei commenti. Ovviamente non sono solo qui in studio, due super ospiti per questa prima puntata di Unica Calcio Lecco, il capitano del Lecco Luca Ciudici. Buonasera Luca. Buonasera Mario, buonasera a tutti. E il collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, Marco Turati. Buonasera Mario, buonasera a tutti. Partiamo subito da una notizia importante, perché il Comune di Lecco ha reso noto che oggi si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli, che ha dato parere favorevole all'agibilità dello stadio comunale Rigamonti Ceppi per una capienza totale di 4.995 posti. Nello specifico, dice il Comune in una nota, si è preso atto del positivo lavoro svolto dalla società in queste settimane. Questa licenza è stata quindi trasmessa dalla società alla Lega e alla Federcalcio. È opportuno specificare che il GOS, Gruppo Operativo Sicurezza, effettuerà nella giornata di domani le proprie considerazioni in ordine alla prossima partita in calendario. Dunque aumentano le possibilità che sabato Lecco Brescia si giochi al Rigamonti Ceppi. Luca, quanto sarebbe importante giocare in casa questa prima partita? Quello che speriamo un po' tutti, no? Sia noi giocatori, lo staff, la dirigenza, i tifosi ovviamente. Perché sarebbe sicuramente importante, visto che come abbiamo visto anche negli ultimi anni il Rigamonti Ceppi ci ha portato parecchi punti, è stato decisivo in più situazioni, insomma ci alleniamo tutti i giorni su quel campo, lo conosciamo bene e poi anche per evidenti motivi, insomma, far sempre la trasferta a Padova non è comoda per nessuno e anche a livello economico non è il massimo, quindi la speranza che abbiamo tutti è quella che già da sabato potremo giocare sul nostro campo. Senti, molti dicono che Lecco Catanzaro sarebbe finita diversamente se si fosse giocato a Lecco e non a Padova, cosa ne pensi? Ma non si può mai sapere questo, ormai si è giocato a Padova, la partita è andata come sappiamo, quindi non, è un po' inutile star qua adesso a ripensare a quella partita, se fosse stata a Lecco non c'è da fare questo ragionamento. Marco è uno che crede invece nel fattore campo, soprattutto nel fattore Rigamonti Ceppi, anche in vista della partita con il Brescia. Sì, insomma penso che per il Lecco e per questi ragazzi giocare al Rigamonti Ceppi sia veramente un qualcosa di straordinario, perché insomma ritrovarsi tutto il loro pubblico in una partita di Serie B che manca da 50 anni è sicuramente un grandissimo vantaggio, quindi mi auguro, come si augurano tutti i lecchesi del resto, che sabato pomeriggio ci sia il tutto esaurito al Rigamonti Ceppi. Buonasera a tutti e forza Lecco, ci scrive Emanuela. Forza Lecco Emanuela, grazie per aver fatto questo nostro primo commento nella prima puntata di Unica Calcio Lecco. Intanto, come abbiamo visto dalla nostra copertina, venerdì c'è stato l'abbraccio con la città, la presentazione ufficiale della squadra in piazza Garibaldi, i nuovi giocatori, le maglie, il bus. Luca, l'entusiasmo è ancora alle stelle, avete voglia di ripagare tutto questo entusiasmo? Senza dubbio, sì, dai, è stato un bel evento,
che ha permesso anche alla piazza di conoscere la squadra, un po' i nuovi, e comunque anche a noi di farci rivedere dai nostri tifosi. E l'entusiasmo è sicuramente altissimo. Abbiamo già esordito, però insomma, come tutti sappiamo, una partita un po' preparata così all'ultimo, adesso insomma non abbiamo neanche più scuse, siamo pronti e sicuramente sabato ci ammetteremo tutta per fare una grande partita. Senti, inutile tornarci più di tanto, insomma abbiamo sofferto per tutta l'estate, no? Per il destino dell'Lecco, è stata un'estate difficilissima anche per voi giocatori, anche se poi insomma avete cercato in qualche modo di stare sereni, di essere tranquilli, però insomma sappiamo che non è stato facile. No, purtroppo no, non ci siamo, o meglio, ci siamo goduti per un paio di giorni forse il capolavoro che abbiamo fatto, e poi è stata un'estate abbastanza agitata. E comunque sì, la società ci ha sempre rassicurato, ci ha sempre detto di stare tranquilli, che comunque la situazione si sarebbe poi risolta, e così è stato. Dispiace perché magari si è perso un po' di tempo anche la società per quanto riguarda il mercato, ma anche la nostra preparazione si è perso un po' di tempo, però sicuramente non deve essere un alibi. Adesso ci siamo messi alle spalle questa brutta faccenda e ripartiamo. Saluti al capitano, da Demetrio, quello della domanda in piazza alla presentazione, è vero, ti segue ovunque. E Marco, da esterno, tu come hai vissuto prima questa grande impresa dell'Lecco e poi tutto quello che è successo nelle aule di tribunale? Ma io, come ogni lecchese, ero comunque sia gasatissimo per questa cavalcata incredibile che è stata fatta l'anno scorso negli spareggi playoff. Sia io che i miei figli abbiamo festeggiato questo evento storico, si può dire, visto che la Serie B mancava da 50 anni. Ovviamente poi tutto quello che è venuto dopo è stato molto spiacevole, però io sono sempre stato fiducioso, perché comunque penso che quando una squadra combatte e vince sul campo lealmente, penso che si meriti poi di giocare il campionato di Serie B. Quindi sono sempre stato fiducioso e oggi sono solamente contento che tutto si sia risolto in maniera positiva. Anticipiamo un tema, ce lo propone Marco: per quello che ha fatto il Brescia quest'estate speriamo di fare i primi tre punti, a prescindere da quello che ha fatto il Brescia quest'estate. Questi primi tre punti secondo te possono arrivare, Luca? Ma sicuramente possono arrivare, poi dipenderà solo da noi, no? Ma al di là, poi noi giocatori queste cose ovviamente non ci interessano. Sabato sarà una partita come le altre, inteso come avversario, insomma non ce l'abbiamo personalmente con il Brescia, quindi noi stiamo preparando la partita al massimo come sempre, e è arrivata l'ora anche di fare i punti. 1 o 3? No, si punta... Punteremo sempre ai tre punti, ovviamente, e su questo anche proprio oggi il mister l'ha ribadito. Andremo sempre in campo con qualsiasi squadra per vincere la partita. Marco, tu come la vedi questa partita con il Brescia? Ma sicuramente è una partita complicata, perché la Brescia è una squadra storica del campionato di Serie B. È una squadra che sicuramente ha dei giocatori di grandissimo valore, però confido molto nell'Lecco. Ho visto a sprazzi l'ultima partita contro il Catanzaro, perché ero impegnato anch'io, però so che hanno fatto una buonissima partita e ci hanno messo quelle caratteristiche che la Serie B richiede assolutamente, che è spirito di sacrificio, voglia, gruppo, e sono molto fiducioso per la partita, anche se è una partita complicata. Durante la presentazione hanno parlato, tra gli altri, il mister, il DS Fracchiolla e il DG
Maiolo, il patron di Nunno, anche il presidente onorario, come sempre, vulcanico. E allora sentiamo le loro parole. Stiamo rivivendo un po' quello che è successo il 18 di giugno, finalmente definitivamente, quindi adesso dobbiamo prepararci bene per quello che ci aspetta in futuro, perché oltre a godere della categoria dobbiamo farla anche in maniera importante da protagonisti. La campagna acquisti l'abbiamo chiusa con l'acquisto di Agostinelli, che ci darà sicuramente una mano. Abbiamo fatto un lavoro complicato perché non era facile in pochi giorni allestire la squadra, perché quelle vicissitudini legali purtroppo ci hanno condizionato. La forza l'ha data la famiglia di Nunno, perché non ha continuato a investire nonostante il momento di difficoltà, perché non era facile che una proprietà mettesse a disposizione fondi economici in un momento di difficoltà, perché fino al 29 abbiamo avuto serie difficoltà nel convincere i giocatori, però la nostra è stato un lavoro di squadra e abbiamo fatto capire a giocatori importanti che qui c'è il calore, c'è il progetto. E poi quando iniziavano i lavori anche allo stadio i giocatori hanno capito che facciamo le cose sul serio. Mi aspetto un anno dove riusciamo a dare fastidio a tutti, e quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso, poi alla fine abbiamo vinto, quindi cominciamo a iniziare a dar fastidio e poi la provvidenza ci aiuterà, insomma, dai. Noi siamo in B e cercheremo di rimanere. Mi aspetto di vedere delle belle partite. Anche tutti hanno ricordato i 3 gol dati a Catanzaro, che ne aveva subito 1 in 3 partite. Noi ne abbiamo dato 3. Sì, abbiamo perso, però abbiamo dato anche 3 gol. Un bel momento, e per noi è un orgoglio lo stesso. Però è una squadra che loro giocavano già da 5-6 partite assieme, e noi eravamo delle persone che sono arrivate il venerdì sera e abbiamo giocato la domenica. Se ci salviamo abbiamo vinto il campionato, partiamo da qui, perché sennò chiacchieriamo, va bene? Leggiamo il commento di Emanuela, che fa un po' la sua analisi. La grinta e la determinazione ci sono, quelli di Catanzaro abbiamo patito un po' di tensione per un esordio a campionato già cominciato in trasferta con la capolista. Un secondo tempo da Leoni, abbiamo sfiorato il pareggio e anche la vittoria. Luca, cosa ne pensi di questa analisi? Oh, perfetta, seguito bene la partita. Sì, perché primo tempo molto contratti noi, forse un po' di emozione per l'esordio, eravamo secondo me troppo bassi, poco aggressivi, facevamo fatica a ripartire e abbiamo subito un po' la spinta, l'organizzazione e la qualità del Catanzaro. La nostra forza è ovviamente quello che dice anche prima Marco, lo spirito di sacrificio, la voglia di non mollare mai, e quindi anche dopo il 2-0 noi abbiamo continuato a giocare. Per andare a riprendere la partita ce l'abbiamo fatta, poi probabilmente ci siamo rilassati un po', abbiamo fatto questo errore e abbiamo perso lì la partita. Marco, lo accennavi prima, qual è il salto di qualità che bisogna fare dalla C alla B secondo te, in termini sia di gioco che di mentalità? Ma sicuramente la mentalità è un fattore fondamentale. In Serie B, come abbiamo visto già dalla prima partita, in due minuti si può rovinare tutto, perché comunque sia si innalza a livello qualitativo, anche dal punto di vista fisico si trovano giocatori che magari scendono dalla Serie A e quindi sono giocatori forti, pronti, preparati, e è un campionato, come dicevamo anche poco fa, difficilissimo, dove non bisogna mollare mai. È un campionato bellissimo sicuramente, ma anche molto dispendioso. Io sono convinto che Lecco abbia le caratteristiche giuste per affrontarlo bene, perché seguendolo anche l'anno scorso ho notato un gruppo veramente compatto, ho visto una squadra vogliosa sia in campionato e sia negli spareggi playoff, e soprattutto una squadra che si è sempre rialzata dopo ogni sconfitta. Questa è una caratteristica importante, perché purtroppo in Serie B insomma capiterà anche il momento negativo, visto il campionato lungo e visto che comunque sia ci sono squadre veramente forti.
Ci scrive Gae, vediamo insieme il commento: se giochiamo a Rigamonti Ceppi vinciamo con il Brescia. Due grandi in trasmissione, il capitano Luca Giudici e un grande difensore lecchese Doc Marco Turati, complimenti. Non so se complimenti sono a noi che li abbiamo portati o a voi, penso a voi, comunque sì, hai proprio ragione, Gae. Tra le novità di quest'anno anche un nuovo, bello e comodo pullman acquistato da Lina e Lecco per la Calcio Lecco. Allora, scopriamo insieme i segreti del nuovo bus. Dietro alle sue spalle questo nuovo, bellissimo bus di Lina e Lecco, dedicato alla Calcio Lecco. Grazie, è bellissimo, effettivamente è un autobus di alto livello, un target molto alto della Neoplan, è per la Calcio Lecco, per la città di Lecco e per i tifosi della Calcio Lecco. Oltretutto, tengo a precisare, secondo me è anche molto importante valorizzare questo concetto, la Calcio Lecco gioca sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio vuol dire che questo autobus è impegnato giovedì, alla meglio venerdì, sabato e domenica, ci porterebbe via spazio per altri servizi turistici che vengono richiesti. E allora abbiamo di fatto, così fatto, incrementato la flotta. È un autobus molto comodo perché, pensi, dopo lo vedrà all'interno, aveva oltre 60 posti, ridotti a 48 perché abbiamo messo i due tavolini, proprio perché sappiamo che i giocatori nelle lunghe trasferte amano anche giocare a carte e rilassarsi. Abbiamo cercato di renderlo il più comodo possibile. Pensi che è l'unico autobus che abbiamo nella nostra flotta con il servizio igienico sull'autobus, oltre ai servizi bar, eccetera, eccetera. È un autobus Neoplan allestito per la Calcio Lecco, 12 metri, quasi 13 metri e 20 di lunghezza, 50 posti a sedere. Abbiamo messo dietro due tavolini in modo che durante il viaggio i giocatori possono giocare anche a carte, e in più c'è un reparto bar e un bagno in caso di emergenza. Faccio vedere. Questi qua sono i due tavolini che abbiamo messo per poter permettere ai giocatori durante il viaggio di passare un po' di tempo. Abbiamo un angolo bar dove possono prendere le bevande calde durante il viaggio e poi, in caso di emergenza, per il bagno durante il viaggio. Il televisore là davanti diventerà più grande, ce n'è un altro qua scomparsa che è sopra nel corridoio. In più verranno messi due router wifi, uno per i passeggeri e uno per poterlo utilizzare con il televisore per far vedere Sky e DAZN durante il viaggio, in modo che se vogliono vedere qualche partita, per l'intrattenimento. Luca, contano anche queste cose nella vita di una squadra, è una cosa che noi magari non vediamo, vediamo per scontate, però la comodità del viaggio verso il luogo dove si giocherà. No, certo, importante perché insomma siamo saliti di categoria, secondo me è importante anche curare altri dettagli, quindi alzare il livello anche di queste cose qua. Pullman appunto, ci passi anche tante ore, quindi la comodità prima e dopo la partita secondo me è una cosa fondamentale, quindi siamo contenti, ringraziamo anche Lina e Lecco per averci messo a disposizione questo fantastico pullman e va bene, dai. Marco, com'è il pullman che avete alla Fiorentina? No, è simile. Simile. Insomma, simile. Comunque, come diceva bene Luca, è fondamentale, insomma, visto che ci saranno diverse trasferte, quindi è sicuramente importante. Ecco. Certo, non siamo ai livelli dell'aereo placcato d'oro degli sceicchi, non so, dell'Alitiad, una notizia che è uscita qualche settimana fa, però, insomma, è un bellissimo acquisto, un bellissimo regalo anche alla squadra. Passiamo alle questioni tecniche, ragazzi, insomma, lo dicevamo prima della pausa nazionale, il Lecco ha giocato la prima partita in Serie B a Padova contro il Forte Catanzaro, è finita 3-4, noi magari possiamo iniziare a far vedere la grafica di come aveva giocato il Lecco, della formazione che aveva scelto mister Foschi per iniziare la partita Lecco-Catanzaro, poi sono stati come sempre diversi cambi, sì, è un Bianconi un po' avanzato, ma insomma avete capito che è un 3-5-2.
Luca, torniamo su questa partita. Secondo te cosa non ha funzionato e su cosa state lavorando in questi giorni in vista di Brescia? No, cosa non ha funzionato, come ho detto prima, eravamo parecchio bassi e solitamente magari stai basso e sei aggressivo nella tua metà campo, invece ci riusciva poco anche questo, perché facevamo fatica a scalare con la difesa. E su questo stiamo lavorando, abbiamo lavorato anche settimana scorsa, essere un po' più alti, scalare di più con i tre difensori centrali e portare quindi il quinto posto a comporre la linea e essere sicuramente più aggressivi, che secondo me è quello che ci è mancato di più durante la partita. La sensazione è che anche in B, così come in C, i calci da fermo, le palle alte possono essere una vostra forza. Sì, 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 sicuramente sì. Sono un nostro punto di forza, perché abbiamo anche diversi giocatori che calciano bene le palle inattive. Poi anche siamo una squadra piuttosto strutturata, soprattutto difensori, ma anche gli attaccanti. Quindi proviamo anche. Ci perdiamo tanto tempo a provare le palle inattive, calci d'angoli, punizioni, quindi sicuramente sarà un nostro punto di forza anche quest'anno. Marco, non voglio farti dare consigli a mister Foschi, che ovviamente non ne ha bisogno, ma tu insomma su cosa lavoreresti a prescindere dalla partita, in generale anche per affrontare tutto il campionato di Serie B? No, più che lavorare penso che sia importante prepararsi mentalmente alla prima partita possibile a Riga Monticeppi, perché sicuramente l'emozione sarà alta e mi auguro che ci sia un'ottima cornice di pubblico, e quindi la cosa fondamentale per me, per il Lecco, è quella di arrivare mentalmente pronti, carichi e insomma prepararsi a fare una grandissima partita. Poi dal punto di vista tecnico ha già parlato abbastanza Luca e sono ampiamente d'accordo con lui. C'è da sfruttare un vantaggio, che la Serie B è un campionato davvero imprevedibile, da sempre delle sorprese incredibili ogni anno. Sì, guarda, io da calciatore ho fatto 9 anni, mi sembra, in Serie B, ne ho fatto uno da allenatore qualche anno fa. E la Serie B è sempre stata un campionato difficilissimo. Io dico sempre, dalla C alla B alla A, il campionato più difficile è la Serie B, perché ogni anno capita che ci sono squadre che insomma partono per vincere e poi a metà campionato si ritrovano ultime o comunque sia in lotta per non retrocedere, e viceversa ci sono moltissime sorprese. Insomma, io mi auguro che l'Ecco sia uno di queste quest'anno, però è anche giusto sapere che la Serie B è veramente un campionato difficile e ogni domenica bisogna battagliare punto su punto, perché poi alla fine dell'anno anche un punto singolo può fare la differenza. C'è stato intanto il calciomercato, che è finito per l'Ecco, lo sapete, l'Ecco ha avuto una deroga di una settimana, è finito venerdì, praticamente in concomitanza con la presentazione della squadra. Tanti volti nuovi, alcuni di grande esperienza come Ionizza o Marrone. Potete vedere un po', guardiamoli insieme, gli arrivi: Umberto Saracco in porta, difensori, Caporale, Marrone, Boci, Lemmens, centrocampisti, degli innocenti Donati, Tencorang, Sersanti, Guglielmotti, Ionizza, Crociata e Agostinelli, attaccanti Novakovic e Di Stefano. Dunque, praticamente, insomma, dico una squadra intera, ma sì, di sicuro mezza rosa sostanzialmente è stata rivoluzionata da questo calciomercato. Del resto lo impone il salto di categoria, lo sapete, è arrivato anche Domenico Fracchiolla proprio a imprimere un'accelerazione da questo punto di vista, anche perché, come lo dicevo lui stesso in intervista di prima, sono state tante difficoltà nella prima fase di mercato, quando l'Ecco ancora non sapeva quando, cioè soprattutto in che serie avrebbe giocato quest'anno. E
Luca, innanzitutto vabbè, bisogna fare ancora gruppo, immagino, quando arrivano tanti giocatori nuovi serve un po' di ambientamento da parte loro, serve ricreare un po' quel gruppo che è stato un po' il punto di forza, no, dell'anno scorso. Innanzitutto come sta andando l'ambientamento dei nuovi? No, sicuramente anche quello è un aspetto importantissimo, quello del gruppo, noi ci teniamo tanto, perché non solo l'anno scorso, anche quello prima, un gruppo forte ti aiuta veramente tanto a superare difficoltà, perché sicuramente ci saranno momenti di difficoltà durante la stagione. Quindi quello poi penso che si formerà pian piano, ci sono dei nuovi arrivati, ma no, quello non è un problema. Sono arrivati giovani molto interessanti, già pronti per giocare, sono arrivati poi anche, come hai sottolineato tu, elementi di spessore che hanno fatto la Serie A, che penso proprio che ci daranno una grossa mano. Per ora chi ti ha impressionato di più come attitudine, come carattere? Ma noi appunto i nuovi arrivati, insomma, Marrone, Ionita, anche Novakovic, sono innanzitutto professionisti seri, arrivano al campo molto prima, curano un po' tutti i dettagli, quindi la prevenzione. Poi un po' il rinforzo anche dei propri limiti, diciamo, e si allenano bene e sono anche un esempio anche un po' per i più giovani poi, quindi questo sicuramente aiuta a far alzare il livello poi degli allenamenti. Tanti giocatori abbiamo visto molto strutturati fisicamente, molto alti, molto forti fisicamente. Marco, quanto conta questo aspetto in Serie B così come in Serie A? Ma sì, sicuramente anche la prestanza fisica è un fattore importante, oltre alla qualità tecnica e alle qualità morali, anche insomma le qualità fisiche incidono e sono convinto che l'Ecco abbia fatto un ottimo mercato, abbia inserito giocatori fisici e allo stesso tempo anche giocatori tecnici, quindi penso che è un po' il completamento di un gruppo che già secondo me funzionava bene e sono molto fiducioso. Ecco. Tra gli ultimi acquisti, Vittorio Agostinelli dalla Fiorentina, classe 2002, peraltro forse non siamo neanche riusciti a inserirlo in grafica, visto che proprio di pochi giorni fa. Dunque 21 anni, grande percorso nella primavera, poi in prestito poco spazio con Regina e Cosenza, due presenze per lui in B. Marco, tu lo conosci perché sì, l'hai visto a Firenze. Che giocatore è e secondo te può essere utile a questo Lecco? Sì, sì, conosco molto bene Vittorio, ha fatto il ritiro precampionato con noi lo scorso anno, poi è andato, come dicevi bene tu, prima alla Regina, poi a Cosenza e quest'anno viene a Lecco, secondo me, con grandissime motivazioni. È un ragazzo che può fare sia la seconda punta che l'esterno d'attacco, un ragazzo rapido, molto forte nell'uno contro uno, ovviamente è ancora un ragazzo giovane che non ha ancora esperienza nei campionati professionistici e quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà che non è il settore giovanile. Però insomma, tra Di Stefano, Tordini, Buso, Agostinelli, Luca, insomma, non solo prestanza fisica ma anche fantasia a potere in questo Lecco. Sì, sì, fantasia, velocità, questi ragazzi giovani, come dicevo prima, sono interessanti e tanti sono già pronti per giocare. Abbiamo visto anche Di Stefano, è entrato molto bene domenica col Catanzaro. E penso che ci voglia anche quello, perché come diceva prima Marco, abbiamo preso giocatori fisici strutturati, ma poi anche la qualità tecnica, la velocità è importante. Sì, a me è impressionato Di Stefano, di la verità, anche se poi ha giocato non tanti minuti, si vede che ha qualcosa di speciale, secondo me, sia come tocco di palla che come velocità, tant'è
che l'ho messo titolare in una possibile formazione per l'Ecco Brescia, che possiamo mandare in onda. Ho inserito Battistini e Marrone, ho inserito Di Stefano davanti, ma non so se il mister sarà d'accordo onestamente, perché lì è ancora tutto un rebus. E ho lasciato Giudici titolare, che ovviamente è intoccabile visto che è ospite. Sto scherzando. E, tornando all'Ecco Brescia, si aspettava che magari Brescia avrebbe avuto qualche ripercussione, no? Anche per l'estate travagliata che ha avuto, invece ha subito vinto. Che avversario sarà, secondo te, Luca? Avversario difficile. Perché appunto è anche partito bene, una squadra esperta, abituata a fare questo tipo di campionato, quindi però penso che di partite facili non ce ne saranno, perché non ce n'erano in Serie C e tantomeno ce ne saranno in Serie B. Questo però a noi non deve preoccuparci più di tanto, noi dobbiamo solo pensare a preparare noi la nostra partita, ovviamente preparandoci in base all'avversario, noi la nostra preoccupazione deve essere solo quello. Marco, secondo te come vedi questa partita? Ma come dicevo anche prima, è una partita sicuramente complicata, perché il Brescia è una squadra storica in Serie B, è anche partita bene, quindi sicuramente sarà sulle orme dell'entusiasmo, però sono convinto che l'Ecco farà una grandissima partita, e anche poco fa, parlando con Luca, mi diceva che insomma le motivazioni per loro sono veramente molto alte, quindi sono veramente fiducioso. Ecco Brescia non è andato benissimo lo scorso anno, ma il blasone secondo te in Serie B conta? Cioè, una squadra che ha storia, che ha tradizione, insomma, può essere più pericolosa o può avere più abitudine a giocare certe partite rispetto a una neopromossa? Beh sì, sicuramente, ma non lo dico solo io, lo dicono un po' tutti, insomma, la storia, la tradizione di una società solitamente si respira in ogni angolo di spogliatoio, quindi ecco, quello poi ovviamente non va in campo, e quindi dico per fortuna per noi, perché il Lecco manca da 50 anni in Serie B, come dicevo anche poco fa, e quindi sono comunque sia, penso che per il Lecco sarà una partita difficile contro un avversario ostico, però credo che alla fine si possa fare risultato, e lo dico perché ho visto domenica scorsa ottime cose. Qualche notizia, innanzitutto guardiamo che ci manda tre cuori Pierpaolo, grazie Pierpaolo per questi tre cuori di stima. Ufficiale Mattia Tordini ha rinnovato il contratto fino al 2025, Calcio Lecco è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Tordini, con opzione anche per il 2026. 41 presenze e 6 gol, la scorsa stagione ha conquistato promozione in B, vincendo i playoff con la nostra maglia, siamo felici di averti ancora con noi, Mattia, con una bella foto che adesso non vi posso mostrare, ma c'è lui abbracciato al DG Maiolo e a quello che penso sia il suo procuratore. Luca Tordini, un giocatore che forse non è ancora esploso del tutto, abbiamo visto all'inizio del suo arrivo a Lecco fare cose straordinarie, poi ha avuto degli infortuni, poi l'anno scorso si è dovuto ritagliare il suo spazio, però è un giocatore che può essere importante. Sì, innanzitutto poteva dirmelo anche prima, non lo scoprivo adesso del rinnovo. E che non volevo finire da bere. Magari sì, ma non scappa. Sì, è un giocatore molto valido, a mio avviso, con grandi qualità, e che ci dà una mano anche a gare in corso, magari, come è successo domenica. Lui è molto molto bravo a farsi trovare sulla tre quarti, ricevere palla, allargare il gioco, e poi anche, insomma, come dicevi tu inizio della sua esperienza qua all'Ecco, aveva fatto vedere anche molte cose buone in fase realizzativa. Poi ha avuto sì degli infortuni, però un ragazzo giovane che deve crescere,
che però ha la testa giusta e se lavora bene secondo me può fare strada. Marco, non so se è una leggenda metropolitana o una mia sensazione, però certi giocatori tecnici giocano meglio magari in B o in A che non in C. Io ho questa sensazione, non so se è così. Sì, io sono chiaramente d'accordo con te, perché la storia dice che molti giocatori tecnici riescono ad esprimersi meglio in Serie A, in Serie B. Appunto, penso che sicuramente c'è un fattore ambientale, quindi sicuramente campi migliori, dove appunto le qualità tecniche vengono fuori maggiormente, e poi penso magari anche una maggiore protezione da parte degli arbitri. Altra notizia di oggi, che riguarda più l'aspetto economico, finanziario, che non quello sportivo: Galperti Group è entrato ufficialmente tra i sostenitori della Calcio Lecco. Vediamo una bella foto dell'amministratore delegato Andrea Galperti con il DG del Lecco Maiolo. Galperti sarà quello che in termini tecnici si chiama back jersey partner, ovvero sarà lo sponsor dietro la maglia sotto il numero Galperti, un'importantissima multinazionale lecchese, leader mondiale nel settore oil and gas. Dunque una buona notizia per la Calcio Lecco, per la società che spesso negli anni scorsi ha invocato, no, questo supporto da parte anche delle imprese e degli imprenditori del nostro territorio. Poi invece una notizia triste, ci stringiamo anche noi come ha fatto la Calcio Lecco e facciamo le condoglianze a Francesco Donati, uno dei nuovi acquisti della Calcio Lecco. Purtroppo pochi giorni fa il suo fratello ha perso la vita in un incidente stradale. Luca, non so se vuoi dire qualcosa anche tu pubblicamente. No, beh, è stata una bella botta anche per noi, appena abbiamo saputo la notizia, insomma, eravamo e siamo tuttora molto scossi. Ovviamente a lui abbiamo concesso tutto il tempo per riprendersi e poi tornare con noi, e sicuramente gli faremo sentire la nostra vicinanza. Guardiamo la grafica con i prossimi impegni per capire adesso come si evolverà questo campionato di Serie B della Calcio Lecco. Abbiamo detto Lecco Brescia sabato alle 14, si spera a Rigamonticeppi. Ripetiamo, oggi la commissione comunale ha dato il suo via libera, manca l'ok del GOS, sostanzialmente le forze dell'ordine che dovranno gestire l'ordine pubblico, appunto, si spera che l'ok possa arrivare domani. Poi Modena-Lecco sabato successivo, poi turno infrasettimanale Lecco-Feralpi-Salò, e questa potrebbe essere già una sfida importantissima in chiave salvezza, Cittadella-Lecco e Cosenza-Lecco. E Marco, secondo te, tra queste partite, qual è la più difficile? So che ti sto chiedendo una roba complicatissima, insomma. Quale tu temi di più e quale invece può essere l'occasione giusta per il Lecco per fare tre punti? Ma guarda, sicuramente le tre partite lontano da Rigamonticeppi saranno quelle più complicate. Oltretutto contro Modena, che è una squadra lanciatissima, contro Cittadella e Cosenza, che sono due squadre magari non di fascia alta, però che conosco bene, sono due squadre che in Serie B sono sempre molto difficili da affrontare, specialmente quando vai sui loro terreni. Quindi penso che il Lecco dovrà sfruttare al massimo il fattore casa, in questo caso appunto contro Brescia e Feralpi Salò. La città è lieta e onorata della vostra impresa, Luca, ti dice Sebastiano, grazie a tutti. E beh, insomma, ritorna quel tema di cui abbiamo parlato tanto anche nel finale della scorsa stagione, la storia, cioè avete davvero fatto la storia. E ogni tanto ripensate all'impresa che avete fatto, oppure già acqua passata, bisogna guardare avanti? No, beh, indubbiamente viene in mente. Però appunto dobbiamo, come hai detto tu, dobbiamo guardare avanti. Quello passato rimarrà sicuramente nella storia, poi magari ce la godremo più in futuro che adesso, perché adesso abbiamo veramente altro a cui pensare.
siamo veramente soddisfatti, orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Adesso però c'è assolutamente una categoria da mantenere, quindi adesso pensiamo a questo. Che se non sbaglio, ti ho detto una delle frasi che dice spesso anche Franco Lepore: guardare avanti, insomma, non guardare più al passato. Come sta Franco? Ormai è un idolo totale qui in città, è un Brad Pitt famosissimo, anche tra chi non segue il calcio, è diventato un eroe. Beh sì, no, come giusto che sia, perché a 38 anni fare una stagione come quella che ha fatto lui è veramente qualcosa di sensazionale. Però non mi stupisce, perché conoscendolo ho visto come si cura, come cura i dettagli, l'alimentazione, la prevenzione, l'allenamento, veramente qualcosa che non avevo mai visto in nessun altro, quindi tutto meritato. Guardiamo la classifica aggiornata, che per il Lecco insomma ha poco significato, perché delle quattro partite che si sono giocate finora ne ha giocata soltanto uno, quindi siamo lì, però alla fine la classifica resta corta, al netto che insomma anche altre squadre devono recuperare delle partite, però insomma la vittoria già, anche con tutte quelle partite da recuperare, darebbe una bella spinta, penso, anche di entusiasmo, di coraggio. Bisogna rompere un po' il ghiaccio, Luca. Sì, no, vederla così è brutta, però giustamente sappiamo che abbiamo delle partite in meno, però è anche vero che bisogna iniziare a fare punti, cioè, il campionato è lunghissimo, praticamente non abbiamo neanche iniziato, però iniziare a fare i punti sarebbe un'ottima cosa, quindi metteremo in campo sicuramente il nostro spirito che ci ha portato fino a qua, e sono convinto che daremo fastidio. Marco, facciamo un'incursione in Serie A, approfittiamo della tua presenza che come sempre ci fa molto molto piacere, e si alza l'asticella per la Fiorentina. L'anno scorso finale di una Coppa Europea, insomma, non è una cosa da tutti i giorni. E quali sono gli obiettivi, le ambizioni per quest'anno? Allora, l'anno scorso è stata una stagione bellissima, 60 partite, una doppia finale, finale di Coppa Italia e finale di Conference League. È stata un'annata veramente bella, lunga, intensa, che comunque sia, anche se poi non siamo riusciti nell'intento di vincere appunto quelle due finali, ci ha dato comunque sia grandissime soddisfazioni. L'obiettivo quest'anno sarebbe quello di, insomma, riconfermarci, di fare magari qualche punto in più in campionato, dove l'anno scorso siamo comunque sia arrivati settimi, però abbiamo lasciato qualche punto con le piccole. Insomma, quest'anno speriamo di, insomma, recuperare quello che abbiamo lasciato l'anno scorso e logicamente arrivare il più in fondo possibile anche nelle altre competizioni. Per lo scudetto chi vedi favorito quest'anno? Guarda, noi veniamo da un 4-0 contro l'Inter veramente tosto, quindi sì. Ti dico che l'Inter è veramente una squadra forte. Noi poi l'abbiamo incontrato dopo uno spareggio che avevamo fatto giovedì in Conference League contro Rapid Vienna. È per noi una partita fondamentale, una partita spartiacque, quindi abbiamo incontrato l'Inter in grande forma, riposato solo dopo 48 ore. E quindi per noi è stata molto complicata, però l'Inter è veramente una squadra forte, completa, secondo me si è anche rafforzata quest'anno e la vedo una seria candidata a dare del filo da torcere a Milan, Napoli e l'immancabile Juventus. Domani si gioca Italia-Ucraina, sapete, c'è la sosta delle nazionali, Italia ha pareggiato contro la Macedonia del Nord e adesso deve fare per forza punti per non rischiare di non qualificarsi addirittura agli europei. E cosa ne pensi, Marco, di questo momento della nazionale? È arrivato Spalletti, ma naturalmente ha avuto pochi giorni di tempo, ma non sembra aver avuto un impatto fortissimo, quantomeno quello che si sperava.
Beh, per un allenatore non è mai facile subentrare, specialmente in una nazionale dove insomma i giocatori si conoscono, ma magari non si è mai avuto l'opportunità di allenarli. Quindi sicuramente Spalletti c'entra ben poco con questo 1-1 contro la Macedonia. E secondo me l'Italia ha tutte le qualità per vincere contro l'Ucraina e per qualificarsi. Tra le altre cose, noi abbiamo anche il nostro capitano Cristiano Biraghi, che nel giro della nazionale, insomma, sentendolo, anche lui mi dice che comunque sia è veramente una squadra forte dove c'è insomma grande qualità. Forse l'unico rammarico è che negli ultimi anni tutta questa qualità non è venuta fuori, però penso che gli italiani debbano essere fiduciosi, perché ci sono giovani veramente forti. Intanto chiedo alla regia di farmi sapere quanti minuti abbiamo a disposizione, così mi regolo su quanto posso continuare ad andare avanti. È arrivato un commento da parte di Moni che ci dice: siete fantastici, forza Lecco, grazie a tutti voi. C'è una grafica che preoccupa, no, non preoccupa a dire il vero, fa forse sorridere, quella delle quote dei bookmakers, la retrocessione dalla B alla C. Vedete, la Feral Pisalò 1,15 è quella che i bookmakers danno come la più probabile retrocessa ad oggi. Lecco a 1,25, quindi la seconda più probabile retrocessa di questo campionato. Luca, insomma, voi siete abituati a sovvertire questi pronostici? Sì, siamo abituati, ma siamo anche quasi contenti di avere quella quota lì, perché come l'anno scorso, poi ai playoff dovevamo perdere con tutte, insomma, uscire con l'Ancona, col Pordenone, con tutte le altre, invece poi siamo arrivati in fondo, quindi saremo contenti di smentire queste quote. Ok, ci fanno ampi segni che il tempo a nostra disposizione è davvero finito, dunque io ringrazio davvero tantissimo il capitano dell'Ecco Luca Giudici per essere stato con noi. Grazie a te. E il collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, Marco Turati, è sempre un piacere averti qui, quando sei qui, perché poi sei raramente qui dalle nostre parti, ma quando vienici a trovare ci fa sempre piacere. Vi ricordo, sabato sera nel TG di Unica gli highlights della partita Lecco-Brescia. Noi torniamo lunedì alle 20. Vi lascio con la nostra controcopertina, proprio pochi secondi per rivivere quello che è stato il festeggiamento negli spogliatoi dopo la grande vittoria Lecco-Foggia e la conquista della Serie B. A settimana prossima. È successo. Adesso chiamassero pure il Papa oltre che l'onorevole. Sta ordinando il bonifico.